si rinnova l'appuntamento col Grande Calcio qui su EA Sports. Oggi in programma un'altra sfida davvero interessante. Un saluto agli amici all'ascolto, con me come sempre Daniela Dani. EA TV vi porta a casa tutto lo spettacolo della Serie A Team. Si affrontano Sassuolo e Hellas Verona. Le squadre in campo, i tifosi sugli spalti, la cornice di questo stadio. Ci sono tutti gli elementi, Pier. E stiamo per assistere a uno spettacolo favoloso, personalmente non vedo l'ora. Diamo un'occhiata alla formazione con cui scende in campo il Sassuolo. Tra i pali troviamo Consigli. Pacchetto arretrato composto da Tolian con Vigna sugli esterni. Davanti schierano Pinamonti come unica punta. Questo l'11 titolare scelto dal tecnico del Verona. Un 3-4-3 a trazione assolutamente anteriore, il modulo con cui scendono in campo. Le tre punte mi fanno pensare a una partita all'attacco da parte loro, Pier. Scelta interessante. Vedremo poi se il campo darà loro ragione. Tutto pronto, si parte. Un porta, non lo chiude nessuno, va a botta sicura. Il portiere vola e... al corner, nessun problema qui, l'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione per il Verona. De Frel mette fine all'attacco e recupera il pallone. Coppola. Con questo tocco morbido. Deviazione, calcio ad angolo. Porto. Palla ancora in calcio d'angolo.
tocca vicino verso il compagno. La prende bene. Fondamentale, ha evitato che il pallone entrasse. Crossa nel mezzo. Situazione di parità, girare il pallone. Palla molto interessante. E finalmente era 1-0. Splendido il suggerimento in verticale in occasione del gol, come evidenziano bene queste immagini. Un gol facile facile, ma bisognava essere al posto giusto al momento giusto. Sassuolo dunque avanti nel punteggio. Entrata decisa. Ultimi girancette in questo primo tempo che volge al termine con la squadra di casa in vantaggio. È presto per cantare vittoria, Pier. Manca ancora un'eternità alla fine. C'è una vita da giocare. Commetterebbero un grave errore se si rintanassero dietro difesa del risultato. Non esiste più speculare nel calcio, devono farne almeno un altro per mettere la partita in e giocare più tranquilli. Ha spazio per andare. Pallone mal calibrato e difesa che recupera. Riesce a tenerla in campo, attenzione, ferma l'attacco degli avversari. Non è solo. Ah. Si guarda intorno, vediamo se inventa qualcosa. L'arbitro chiude qui il primo tempo. Secondo tempo che ha avuto inizio. Riconquistano bene il pallone qui. Che sembra interessante. Intercetta un pallone molto pericoloso. Hellas che prova a sfruttare le fasce laterali. Ecco Saponara. Elegantemente con questa serie di passaggi. Spazio per andare in contropiede. Occhio all'accelerazione. De Frel risolve problemi, grande intervento. Ecco Saponara. Efficace il pressing qui.
devono trovare il gol del pari, attenzione! E trova il gol, è arrivata la parità. Ecco il replay del gol, da sottolineare il senso della posizione e la freddezza con cui ha controllato la palla prima di spedirla in fondo alla rete. Ha segnato dunque 1-1. C'è l'errore, regalano il possesso. Ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre. Cholian. E Rami. Perde la palla sul contrasto. Una nuova azione a caccia vittoria. Ecco Saponara. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Consigli dice di no. Il match ha tutto da decidere. Il finale si preannuncia bollente. Entrambe le squadre sono a caccia del lampo decisivo. I tifosi si fanno sentire e ce la stanno mettendo davvero tutta per trascinare i propri giocatori al successo. Entrata pulita e pallone a recuperare i 16 metri. A metri l'Hellas per andare lungo l'out. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. E il pallone finisce in rete. Pazzesco, hanno trovato il vantaggio a poco dal 90esimo. Gara che non finisce di stupirci. Non ci credo. Pier, hanno tirato fuori dal cilindro un gol che potrebbe dar loro la vittoria quando nessuno ormai ci credeva più. Rivediamolo questo gol, importantissimo, che potrebbe valere la vittoria ed è arrivato nel recupero. Vedremo se la formazione avversaria avrà il tempo ma anche la forza per reagire. C'è il triplice fischio, finisce con una sconfitta per la squadra di casa. Sconfoglie una prestazione nel complesso positiva. Certo, avrebbero preferito giocare peggio, ottenere almeno un punto, però io credo che ci siano davvero margini di miglioramento e non è tutto da buttare. Può davvero essere soddisfatta. Voti altissimi in pagella, senza dubbio. C'è la sua firma su questa vittoria, Pier. Una prestazione davvero notevole che va al di là della doppietta messa a segno. E i difensori se lo sogneranno anche stanotte per loro.